Fratelli d'Italia a Torino, così come in tante altre città in Italia, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Crotone, Bologna, tantissime città in giro per l'Italia, sta manifestando con dei flash mob, come vedete, perché oggi è il giorno di versamento della partita IVA e dei contributi per INPS e INAIL. Nonostante la crisi che sta attanagliando aziende partite IVA, migliaia di italiani sono comunque costretti a questo versamento. Che cosa significa? Significa che il governo ha completamente dimenticato tanti lavoratori che fanno grande l'Italia tutti i giorni e che oggi sono costretti a fronteggiare una crisi economica a causa del loro calo di fatturato che deriva dalle restrizioni Covid imposte dal governo. E allora il decreto ristori che il governo ha emanato non è sufficiente, continua a ragionare per codici Ateco anziché valutare l'effettivo stato di crisi di ogni singolo lavoratore. Ma dietro ogni partita IVA, dietro ogni azienda esiste un italiano, esiste una persona, esiste non un codice ma una famiglia, un imprenditore che lavora, un imprenditore che costruisce nel silenzio la nostra nazione. Fratelli d'Italia ha annunciato già negli scorsi giorni con Giorgia Meloni la necessità e la proposta di unificare gli anni fiscali, di spostare questa scadenza di oggi, di spostarla con l'unificazione degli anni fiscali, potendo permettere di compensare le perdite del 2020 con gli utili del 2019. Un atto doveroso. Certamente non ci si aspettava che il governo dimenticasse questa importante scadenza, non ci si aspettava che numerosi lavoratori, nonostante tutto, fossero costretti comunque a versare queste imposte. Basta tasse, il nostro striscione lo dice, basta carneficina, sull'impresa, unificate gli anni fiscali. Da Torino, e così come in tantissime altre città, forse ne dimenticate alcune, ho dimenticato per esempio Genova, ho dimenticato Cagliari, ho dimenticato Sassari, ma sono veramente tantissime. Fratelli d'Italia, nella giornata di oggi è veramente pancia a terra per protestare, per far sentire la voce di tutti coloro che per qualcuno sono sacrificabili, ma per noi sono italiani da difendere.